Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, c'è solo una cosa da fare. Iscrivetevi al canale. C'è un'altra cosa da fare. Mettere i like ai video. C'è ancora un'altra cosa da fare. Commentare la vostra voce insieme alla mia. Ci confrontiamo. C'è un'ultimissima cosa che dovete fare. Campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Sta viaggiando un po' nell'anonimato, ma non c'è da sorprendersi di questa notizia. E cioè, i sindaci, i tre sindaci della Juventus, i famosi sindaci, i sindaci del CDA, la procura archivia i sindaci, ma ci sono trafiletti qua e là, cioè bisogna veramente con il lumicino andarli a trovare negli organi di stampa, perché ovviamente il giochino è ormai conosciuto da tutti, appena c'è una notizia che può far pendere la bilancia del sentimento popolare verso la Juve, è meglio nasconderlo un po', mettere il riquadrino o forse non metterlo per niente. Il PM archivia, cade l'accusa su Agnelli, su Paratici, ma anche su Nedved, su Re, su Bertone, su Cerrato, di fatture inesistenti, di side letters, di carta segreta di CR7, cioè tutto quello che mediaticamente è stato portato avanti per mesi sulle prime pagine dei giornali per discreditare l'immagine della Juventus e portare a sentenza, ora improvvisamente passa ad archivio, taciuto, nascosto e non pubblicizzato, archiviato il falso in bilancio dei tre componenti del collegio sindacale. Attenzione, ma la cosa, al di là dei tecnicismi, delle descrizioni di quello che è stato, di quello che fu e di quello che sarà, cioè poi il nocciolo della questione è uno soltanto, perché di tutta questa vicenda poi ai tifosi, i bilancisti, i rateazzisti, i transfermattisti, i battisti, non gliene frega niente. Al tifoso interessa sapere se le cose sono state fatte regolari o no. E allora, siccome è già passata in cavalleria questa vicenda Juve, come? La Juve che non ha pagato gli stipendi, che non è vero. La Juve che faceva delle plusvalenze false, che non è vero. La Juventus che magheggiava per truccare i bilanci, che non è vero. Che non è vero, l'unica condanna è per slealtà sportiva, perché le plusvalenze non sono normate. Ebbene, da questa cosa qua, quello che interessa sapere e capire è il punto di vista finanziario della questione, perché questa è una questione puramente finanziaria, non sportiva, è finanziaria. E cioè, con un bilancio in difficoltà, come tutti i bilanci in giro, dopo il Covid, la Juventus ha provato a metterlo a posto iscrivendo, la famosa manovra stipendi, degli stipendi non in un bilancio ma in un altro. E operando sul mercato con i trading players, con delle plusvalenze che tutti fanno anche oggi. Ora, se la Juventus avesse tratto un vantaggio finanziario da tutti questi movimenti in maniera non regolare, ci sarebbe da obiettare e da urlare a "oh, ibo". Ma non è così, lo dicono loro. Zero dal punto di vista finanziario di questi passaggi di giocatori. La Juve ha ottenuto zero dal punto di vista finanziario. L'unica cosa è che questi passaggi di giocatori con le plusvalenze hanno consentito alla Juve di spalmare nel corso degli anni. Ma spalmare nel corso degli anni non vuol dire poi avere un vantaggio finanziario, vuol dire che sposti semplicemente il tuo problema debitorio negli anni che vengono, fino a che non è più sostenibile, ed ecco qua che gli azionisti ripianano con i soldi loro. Quindi a posto, li hai messi i soldi che dovevi mettere, hai semplicemente spalmato nei confronti del presente, spostando nel futuro, tutto lì. E attenzione a questo passaggio, anche ritenendo artificiali i valori contrattuali, quindi mettiamo anche, no, che queste plusvalenze siano artificiali, la Juventus non ha avuto alcun concreto vantaggio da queste operazioni. Cioè, è chiaro? Non ha avuto vantaggio. E se non ha avuto vantaggio, di cosa stiamo parlando? Perché io mi sono beccato i 10 punti per slealtà, che mi costano in questo campionato soldi persi. Soldi persi.
perché la posizione classifica è cambiata, sono soldi in meno. Mi costa nel prossimo, come minimo meno 50, massimo meno 80 da introiti Champions, perché sono fuori dalla Champions. E la UEFA cosa mi fa sapere? Cosa mi fa sapere? Che metterà, pare sia Gravina quello identificato come capo comitato, identificherà un comitato, mi viene in mente il comitato dei saggi, per stabilire il valore dei giocatori. Ma se io non ho tratto vantaggio e sono stato punito, ma che comitato vuoi istituire? Ma quale comitato? Ma chi lo decide il valore dei giocatori se non li è in mercato e quindi chi cede e chi compra? Se tu non cambi questa regola e non la puoi cambiare, ma quale comitato vuoi mettere? È una presa in giro il comitato. Perché la dimostrazione, ancora una volta, è che il Napoli decide che il prezzo oggi è di Osimhen 180 e Transfermarkt dice che è 150, che è già un'esorbità. E quindi nel caso fai una plusvalenza che secondo te, secondo il tuo comitato, non va bene. Poi naturalmente la procura starebbe zitta e quindi tralala. Ma questa è la verità. Sul mercato, una volta questi si chiamavano movimenti, cessioni, non, cioè è sempre stato così, è da quando abbiamo immesso il termine plusvalenze e l'abbiamo modificato a seconda delle situazioni, ma è una cessione. Cioè, l'importante, ragazzi, alla fine, l'importante è che la cessione di un giocatore sia la cessione di un giocatore che gioca. Cioè, allora, a questa stregua, la Roma ha bisogno di fare plusvalenze, no? Fino entro il 30 giugno, i famosi 30 milioni, eccetera. La Roma ha venduto all'Ajax tale Taimovic, che io penso soltanto gli affezionati tifosi della Roma conoscano, perché se vi dico Taimovic, voi non sapete neanche chi è. Taimovic, uno dei bimbi di Mourinho, Transfermarkt, perché è quello a cui fa riferimento, no? La UEFA, la FIGC, perché poi tirano sempre in ballo quello, i procuratori quando parlano di valore, dice che vale 1,5. La Roma l'ha venduto a 8,5, più il 15% sulla futura rivendita. E allora è una plusvalenza irregolare, secondo come la vedete voi. Si deve attivare la procura e chi ne deve dare dei punti di penalità, come ha fatto con la Juve. Ma il valore del giocatore Taimovic in questo momento è assurdo. Però se l'anno prossimo all'Ajax segna 10 gol diventa reale. Nel senso che è un valore giusto, congruo per uno che magari ha segnato 10 gol nell'Ajax, pur giovane. L'importante è che Taimovic vada all'Ajax, sostenga le liste mediche, firmi un contratto e giochi. Basta. Dopodiché il valore è sindacabile da tutti e da chiunque. Se una società è d'accordo a prenderlo quella cifra, con l'altra società che lo vende a quella cifra, è una cessione, punto. È inutile che ci giriamo intorno. Altrimenti veramente tutte le procure di tutte le città si devono svegliare, creare inchiesta su tutte le società di calcio, intercettarle, così da poter dire, ma c'è l'intercettazione, quindi adesso punite, tac, punti. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa continuiamo a parlare? Cioè l'unico concetto che continua a non passare è quello che ho detto prima. È come quando fai le rate. Tu vendi un giocatore, gli dai un prezzo di valore mercato, l'altra società è d'accordo, e tu lo spalmi e sposti il problema. Nel futuro, poi prima o poi lo metterai a posto, lo dovrai mettere a posto, perché altrimenti economicamente è come società, non puoi andare avanti. Tutto lì, ma sono cessioni ed acquisti. Basta con questa parola la plusvalenza, perché fa ridere, fa talmente ridere che per condannare la Juve hai spostato nella slealtà sportiva le plusvalenze, cioè le cessioni di giocatori che hanno un valore stabilito da chi compra e da chi vende, punto. Non c'è nessun altro meccanismo da mettere in piazza, in campo. A meno che tu non cambi tutto il sistema calcio mondiale e stabilisci delle regole, non so quali, non so cosa ti possa venire in mente, per dire come e quanto può vendere un giocatore in una squadra. Allora basta, non parliamo più del valore del giocatore. Allora diciamo, se ha 19 anni, se ha fatto tot presenze, ma cosa c'entra? Il valore di un giocatore viene stabilito da uno che ci crede e lo acquista.
da uno che ci crede l'acquista. Non è una macchina giocatore, è un essere umano pensante e giocante, che oggi può valere tanto, domani può subire un infortunio e non valere più niente. Non la potete cambiare questa cosa, solo nelle vostre cape. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e soprattutto la campanella, soprattutto.